la primavera ricomincia la stagione dell'orienteering e si parte subito dal mare, dalla Puglia, lo vedete da Alberobello per la precisione, da questa cittadina nota in tutto il mondo per i trulli, le bianche costruzioni coniche in pietra e anche da Monopoli, comune della città metropolitana di Bari, a fare da sfondo a queste prime gare, due prove sprint valide per la Coppa Italia, i centri storici dunque di Alberobello e Monopoli, ricchi di particolari tecnicamente interessanti. Ben trovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa e ancora una volta, come sempre, qui al mio fianco da Pietro Ilarieti. Ciao Pietro. Ciao, ciao, ben trovato. Buon anno nuovo di orienteering a tutti. Si parte dalla Puglia, si parte dal sole, sono tanti campioni che ci aspettano e però anche tante le sorprese, perché sono a livello altissimo tanti stranieri e si è appena anche concluso un camp che ha visto protagonista tutta la nazionale, ma sono tutte cose che andremo a scoprire nel dettaglio a breve. La bandiera della pace vicino a quella ucraina, pace sia, lo speriamo, intanto la voce dei protagonisti. Il saluto al movimento dell'orienteering da parte del presidente Vito Cozzoli. Ma Sport e Salute è ben contenta di sostenere, organizzare anche i mondiali di orienteering a luglio sul Gargano. Noi organizziamo tanti eventi sportivi molto importanti, 19 a livello internazionale soltanto nel 2022, ma riteniamo che l'orienteering sia una bellissima disciplina che si può praticare a qualunque età. Siamo in Puglia, siamo ad Alberobello, una città straordinaria, una delle città più famose al mondo. Gare pugliesi, gare molto complicate, ce le spiega tecnicamente Tommaso Scaletta. Allora, le gare che i concorrenti si aspetteranno sono due gare molto diverse. Alberobello è un percorso molto più filante, con delle strade molto più larghe, dei dislivelli anche importanti, però uno scenario davvero spettacolare fra i trulli. Domenica invece a Monopoli, un centro abitato abbastanza pianeggiante ma molto molto intricato, con delle vie molto strette che richiederanno davvero una concentrazione al 100% da parte di tutti gli atleti. L'evento ha dato una risposta forte a quella che l'organizzazione della FISO unitamente al Parco World Tour, con la bellezza di 550 atleti, ed è per questo che la Puglia a tutt'oggi annovera un bel numero di società affiliate. Allora, abbiamo sentito la voce dei protagonisti, ricordiamo che ad organizzare le prove veloci la PVT di Gabriele Viale, nelle vesti di organizzatori ci saranno anche in questo caso due atleti del calibro di Riccardo e Tommaso Scaletti, la PVT però in grado comunque di schierare una formazione competitiva. E vicino a PVT anche Sport Orienteering School, Circolo Velico Lucano e Spes Alberobello. E quindi partiamo subito con le donne, Pietro. Sì, qua parte Viola Zagonella, questa oggi però qui ad Alberobello in mezzo ai trulli, quindi città patrimonio dell'UNESCO, anche Caterina Dallera, un'altra delle nostre azzurre, con Francesco Mariani. La concorrenza internazionale è altissima, tra le donne vediamo Simone Abersol, Teresa Janosikova, oppure vediamo la Benjaminsen che abbiamo conosciuto anche durante le fasi finali della Coppa del Mondo che sono stata in consiglio, tra i maschi Janning Mikkelsen e altri. Comunque il lotto dei partenti è ricco e la nazionale è reduce da una settimana di camp, infatti in Puglia circa 80 atleti si sono trovati per questa settimana di preparazione, non diciamo così utile per queste a questo appuntamento specifico, ma un allenamento che si farà sentire soprattutto più avanti. E poi ricordiamo che nel mese di luglio l'appuntamento clou per il PVT e per la FISO in particolare è lo svolgimento dei campionati mondiali master sul Gargano, e quello sarà un appuntamento con migliaia di persone presenti, quindi questo è un test importantissimo dove i tecnici sia pugliesi che della FISO si sono così amalgamati. È stato un primo test event importante per, ecco qua, Casper Fosser, un altro dei big che parte. Allora, ricordavi gli allenamenti specifici nei centri storici pugliesi, soddisfatto infatti il tecnico Stefano Raus, tecnico degli azzurri, Aaron Gaio intanto abbiamo visto, Anna Rita Scalzotto. E allora, primo giorno di gare della nuova stagione di orienteering, il tracciatore di giornata Tommaso Scaletta, che conoscendolo avrà sicuramente preparato dei tracciati cittadini tutt'altro che facili, no Pietro?
Sì, è così. Diciamo che questo centro storico è abbastanza intricato, un pochino di dislivello, e queste casette tutte bianche, i trulli, no? Costruzioni a secco, costruite proprio con le pietre del luogo, che danno questa immagine proprio bellissima di questo paese. Devo dire che oggi forse non si capisce perché qua gli atleti hanno le maniche corte, ma è una giornata freddissima. Il freddo ha sorpreso gli atleti, tutti si aspettavano di venire in Puglia e trovare il caldo, invece Alberobello il gelo. Eccoci qua allora con la cartina e il GPS, come si stanno muovendo in questo momento i concorrenti che stanno affrontando questa prima prova di Coppa Italia. Diceva prima Pietro, tantissimi gli stranieri, allora diamo anche qualche numero al via dell'evento: oltre 500 atleti schierati in rappresentanza di 20 nazioni, sicuramente buoni numeri per l'apertura di questa stagione dell'Orienteering. Sì, buoni numeri, diciamo che in questo caso Gabriele Viale e il suo staff hanno saputo, diciamo così, attirare in Puglia. Ma lasciamo spazio un attimo a questa tavola rotonda su sport e turismo. Sport e salute scende in campo per innanzitutto favorire lo sport nella scuola, coinvolgendo 1,5 milioni di bambini, 76.000 classi, il 60% della popolazione scolastica. Quando io ho trovato questo progetto c'erano 6 federazioni, oggi ce ne sono 30. Questi sono giorni importanti. Il Senato ha approvato l'ingresso dello sport in Costituzione, è un diritto che tutti noi dobbiamo poter godere. Questi sono fatti concreti per dimostrare che lo sport è salute, ma lo sport è cultura, è stare bene con gli altri e anche stare bene con se stessi. E torniamo sulla gara. Enrico Mannocci, inquadrato dalle nostre telecamere, dopo che abbiamo ricordato questa tavola rotonda, questa conferenza dedicata a sport e turismo, alla quale oltre agli amministratori locali, ai vertici della società organizzatrice, ha preso parte anche il presidente di Sport e Salute, che abbiamo intervistato, Vito Cozzoli, e il presidente ovviamente della FISO, ovvero la Federazione Italiana Orienteering, il trentino Sergio Agnesi. Jessica Lucchetta intanto tra i caratteristici trulli di Alberobello. Sì, ci spiegava tra l'altro l'assessore Antonella Ivone che i trulli sono delle casette che praticamente sono dei pezzi unici, non si possono più costruire, diciamo così, costruzioni che si chiamano trulli, quindi se hai un trullo ce l'hai ed è un pezzo unico. Non puoi più farlo moderno, esatto. Mettiamola così. Assolutamente. E Robert Merle, Park World Tour Italia, che è appunto la società che organizza questa 2 giorni di gare di Coppa Italia, ancora Enrico Mannocci, polisportiva Masi, in quadrato qui ancora la cartina che ci spiega un po' come si stanno muovendo sul terreno gli atleti e le atlete che partecipano a questa prima gara veloce. Ricordiamo anche tra gli under 20 il migliore è stato l'austriaco Moritz Cech, mentre il migliore italiano è stato il lombardo Matteo Mandelli, pesanese. Tra le donne si è imposta Annarita Scalzotto PVT, tra gli under 18 gli imposti sono rispettivamente Elis Angeli Folgore e Marco Anselmo Di Stefano pesanese, per quanto riguarda insomma i risultati dei giovani. Ma noi stiamo seguendo la parte elite e vedete tanti gli stranieri molto agguerriti ovviamente che sono venuti qui in un territorio particolarmente suggestivo per chi viene dall'estero, Pietro. Sì, non sono abituati, gli atleti stessi sono rimasti sorpresi, diciamo così, da questa cittadina così particolare, una città che comunque, ricordiamo, è patrimonio dell'UNESCO. Una curiosità, tra l'altro, proprio da Alberobello, 20 anni fa è partita un pochino l'esperienza dell'Orienteering in Puglia, che poi è cresciuta mano a mano, e la Puglia è una delle regioni, diciamo così, del sud Italia che guida il movimento dell'Orienteering, mentre al nord Trentino, Veneto, Lombardia, insomma, la fanno un po' da padrone in aggiunta all'Emilia Romagna. Qua, per dare un po' qualche nome, diciamo che Andrin Benjaminsen è l'atleta che seguiremo con più attenzione, è una 26enne che si è distinta anche nello sci orientamento, quindi convocata in nazionale sia nella corsa che nello sci orientamento, atleta polivalente. Invece nei maschi c'è Edsmo Howard, che è un altro norvegese molto forte, che careggia però con un team svedese, ma è qui, eccolo inquadrato, è qui per portare a casa la vittoria di oggi e possibilmente anche di questa 2 giorni, perché c'è la corsa nella corsa.
Viola Zagonelli, intanto Polisportiva Masi la stiamo seguendo proprio in questo momento, sta cercando la sua lanterna. Diceva prima il presidente di Sport e Salute, la crescita appunto delle attività sportive attraverso la leva turistica ed economica, ma anche paesaggistica, rappresenta un progetto importante proprio per la Puglia. Puglia che ospiterà anche i campionati del mondo master di questo sport a luglio sul Gargano, e questo è anche un appuntamento importante per la stagione dell'orienteering. Sì, 8-16 luglio, una data da segnare in rosso sul calendario. Tra l'altro proprio nei giorni precedenti si svolgerà la 5 giorni d'Italia, quindi sarà una non-stop internazionale per l'orienteering. Ci si sposterà dal Trentino alla Puglia, la Madonna di Campiglio che anche quest'anno ritorna, c'era già stata una 5 giorni a Madonna di Campiglio, quindi sarà un mese di luglio proprio scoppiettante, con tante presenze turistiche internazionali che verranno in Italia proprio per praticare questo sport. E uno dei dati emersi dal convegno Sport e Turismo è che lo sport è sempre più un vettore, no, di ospitalità, e si è stimato che tendenzialmente una persona che viaggia per turismo pernotta circa 3 giorni in una località, quindi ecco, incentiviamo lo sport. Carlotta Scalette, prima abbiamo visto Jessica Lucchetta, insomma questi sono gli arrivi di questa prima sprint della stagione, che fa freddo, si vede anche dalle giacche indossate dal pubblico. Sì, gli atleti sono in pantaloncini corti e magliette a maniche corte, ma loro fanno uno sforzo particolare e quindi ovviamente lo possono fare. Il pubblico è tutto in giacca, quindi un freddo un po' anomalo per quanto sì riguarda la Puglia, e qui tutti a controllare tempi e risultati. Otto Kairo dalla Finlandia, anche lui al traguardo di questa prima gara sprint valevole per la Coppa Italia. Caterina Dallera, Polisportiva Punto d'Oro, e eccola qui al arrivo. Timo Sutter, insomma si susseguono anche gli arrivi degli stranieri da tenere particolarmente d'occhio oggi, Pietro, sì, per la classifica direi, no? Stranieri che la fanno da padrone alla grande, i nostri azzurri prenderanno questa esperienza appunto come un confronto utile alla crescita, perché qua nel podio, sul podio, ma nemmeno nella top 5 non c'è traccia in questo momento di azzurri. Questa Simonetta Malossini, segretaria generale della FISO. Vedo i migliori azzurri sono Francesco Mariani attualmente, tra le donne Viola Zagonel abbondantemente fuori dalla top 10. Sì, guardavo anch'io, i tempi sono quelli che condannano i nostri azzurri a posizioni decisamente di rincalzo, decisamente lontane dalle prime. Qui ci sono tantissimi stranieri, lo vedete, tantissimi dal nord Europa, dove l'orienteering è una religione, se possiamo dire così, no? È comunque uno degli sport davvero molto praticati. Sì, sport molto praticato. Diciamo che in Italia abbiamo 150 società, quindi anche il movimento tricolore fa la sua parte. Qua un grande campione svizzero, Martin Hubmann, oggi non al meglio. Solitamente quando viene in Italia l'abbiamo sempre visto vincere, oggi no. E allora ancora tanti arrivi qui ad Alberobello per questa prima prova sprint di Coppa Italia. Siamo davvero ormai alle fasi conclusive. Questo è Robert Merl, comunque sempre uno degli atleti da tenere d'occhio. Parkour Tour Italia, e poi Benjamin che va a vincere senza nessun problema, la 26enne che nel suo palmarès vanta 7 medaglie internazionali ed ha un presente anche da campionessa di sci orienteering. Sì, è proprio così. In questo caso permettimi di ringraziare Riccardo Scalet, che oggi è presente e ha corso per noi con la telecamera mobile. Assolutamente sì, eccola la classifica. Allora Benjaminsen va a vincere, Viola Zagonella è solo 16esima, Sandstadt al maschile, Mariani è 18esimo, per dire dei migliori azzurri, come avevamo già sottolineato con il nostro Pietro Ilarieti, che seguivano davvero da lontano questi campioni internazionali. Ma andiamo a sentire la voce ancora una volta dei protagonisti.
Siamo con i vincitori oggi qui ad Alberobello, qua si parla scandinavo. Yeah, thank you. Sì, è stato molto bello correre in questa cittadina così particolare che non avevo mai visto prima. È stata una sprint molto divertente. È stato molto speciale tornare a correre, veramente divertente correre qui. Allora, abbiamo sentito i due vincitori, la norvegese tesserata però per un team svedese, Andrin Benjaminsen, 9.55, al maschile ha vinto invece Sandstad Eidsmo Havard, che corre invece per un team danese. I due si sono dunque aggiudicati la sprint valida anche per la prima prova di Coppa Italia. Ancora la voce dei protagonisti per la seconda Benvenuto giornata. Benvenuto del territorio di Monopoli a cura del sindaco Angelo Annese. Sì, innanzitutto grazie per aver scelto Monopoli come tappa di orientering per questa tappa importantissima. Monopoli è una città che ha un centro storico fantastico, un centro storico che si affaccia sul mare. Sono 155 km quadrati di territorio dove si può girare e si può scoprire. Questa manifestazione dà la possibilità ai cittadini di scoprire una città anche con quegli scorci di una città un po' più nascosti, un po' più affascinanti. Quindi ringrazio l'organizzazione, faccio i complimenti per come tutto l'entourage ha organizzato questo evento. Spero che si possa anche ripetere in futuro. Siamo a Monopoli allora per la seconda gara sprint valida sempre per la Coppa Italia. Questo è Martin Hoopman dalla Svizzera, lo ha già ricordato Pietro, grande campione. Finita una prova, ce n'è subito un'altra, quasi senza soluzione di continuità, da Alberobello dunque a Monopoli, città degli antichi quartieri, del porto, del castello, centro che è anche un territorio davvero ricco e variegato dal punto di vista enogastronomico, ma qui c'è poco da mangiare, poco da bere e molto da correre. Alessio Tenani ha una sua età, ma nelle prove sprint è sempre da tenere d'occhio per quanto riguarda i colori azzurri. Sì, ha un'età, come dici tu, però il suo punto forte non è tanto la fisicità quanto la tecnica, la velocità di esecuzione, la velocità di lettura. È un ragazzo che ha fatto, diciamo così, delle sue abilità mentali il suo punto di forza, andando così a sopperire quelle che sono magari delle carenze fisiche. Oggi ci spostiamo al mare, finalmente è una bella giornata, e vorrei farti notare questo, ecco, mentre parte la Benjaminsen, ti vorrei far notare questo fondo, questo che in caso di pioggia sarebbe molto, diciamo viscido. Così viscido, quindi si potrebbe, ecco, Teresa Janosikova, che è un'altra delle atlete da tenere d'occhio, quindi questo è il tipico centro pugliese, insomma, quindi molto tecnico, molto intricato, un centro bellissimo, Monopoli, che ha sicuramente sorpreso i partecipanti, ma è tutta questa zona ad essere molto bella. Abbiamo visto appunto Polignano, Monopoli, Alberobello e poi le grotte di Castellana, delle grotte bellissime in profondità, una camminata di 1,5 km, circa 2 ore per visitarle tutte, scoperte nel 1939 dallo speleologo Franco Anelli, quindi da visitare sicuramente. Allora, seconda prova di velocità della stagione. Pietro, qui ci saranno più o meno insidie per gli atleti rispetto al primo giorno, rispetto ad Alberobello? Ma dal mio punto di vista un pochino più di insidie, perché la giornata di sole porta anche più persone a camminare, diciamo così, lungo le vie. Ci sono anche, c'è un bellissimo, oltre al lungomare c'è anche un bellissimo così centro con molti negozi e molte attività, quindi questo potrebbe essere uno degli ostacoli. Invece, da un punto di vista altimetrico, oggi è proprio un piattone, mentre Alberobello presentava qualche piccola asperità. Parlavi prima degli allenamenti in Puglia degli azzurri, si susseguono anche i raduni, in particolare per i giovani dell'orienteering. I ragazzi della nazionale giovanile si sono ritrovati a Vigolo Vattaro, sull'altopiano della Vigolana in Trentino, dove tra l'altro recentemente si sono svolte anche delle gare che abbiamo seguito proprio per Rai Sport. Giovani che si sono ritrovati per preparare l'attività in vista dei campionati europei giovanili che sono in programma in Ungheria dal 1 al 4
di luglio con una sprint, una long ed una relay, ed invece il Portogallo è stato il paese del raduno degli juniores azzurri della nazionale, uno stage in preparazione in vista dei mondiali di categoria, insomma tanti appuntamenti per questa stagione dell'Orientino, come giusto che sia, insomma siamo certo appena all'inizio. È così in tutti i settori per una stagione dello sci Orienteering che si è chiusa e che ha visto Stefania Corradini, Davide Comai, Francesco Corradini sempre protagonisti. È partita la mountain bike anche e la corsa, la mountain bike che ha visto sempre vincere ad esempio Iris Pecorari, e al maschile si ripropone oramai come appuntamento fisso il duello tra Fabiano Bettega e Luca Dalla Valle. Ci sarà una stagione davanti di grandi sfide, quindi gli orientisti già se le pregustano. Però venendo qua, una grande Puglia che ha saputo dare un bellissimo spettacolo, come dicevamo, parterre di altissimo livello. Oggi un particolare ringraziamento ad Anna Rita Scalzotto, è una ragazza oggi la nostra camera girl, è lei che insegue i ragazzi, è lei che fa fatica, è lei che sta inseguendo Alessio Tenani in questo momento. Qui inquadrata invece Jessica Lucchetta, Orienteering Tarzo, una delle società storiche per quanto riguarda questa disciplina sportiva nel nostro paese, la grinta la vedete della ragazza dell'Orienteering Tarzo. Poi Sebastian Inderst, PVT, che lo ricordiamo ancora una volta, ha organizzato questa due giorni, insomma quantomeno ha fatto da capofila per l'organizzazione di questa due giorni. Intanto leggevo anche una cosa interessante, Pietro, sempre sul sito della federazione, anche nell'Orienteering ormai non si lascia più nulla al caso, e così al Cerism di Rovereto, centro appositamente attrezzato, si sono svolti i test di valutazione funzionale per verificare lo stato di forma degli atleti e delle atlete e per come dire, pianificare il lavoro della stagione 2022. Sì. È interessante anche questo, no? Perché spesso si pensa che, non so, c'è questa un po' leggenda che sembra che quasi che nell'Orientino non si facciano sforzi, invece è uno sport dove gli sforzi si fanno e come, e quindi anche pianificare da questo punto di vista il lavoro è particolarmente interessante. Sì, in realtà è una componente fondamentale, nel senso che magari l'orientista cerca di correre non al massimo, ma perché deve conservare quel pizzico di lucidità, deve avere sempre l'ossigeno che va, arriva bene al cervello, perché l'orientista deve ragionare sotto pressione, deve prendere decisioni, quindi diventa fondamentale avere un'ottima condizione atletica in modo da poter essere sempre lucidi. Quindi diciamo così, il fisico conta quanto la mente, 50-50. È davvero interessante, abbiamo visto Otto Kairo prima, il finlandese, correre proprio sul lungomare. Molto bella anche questo tipo di ripresa, molto bella anche questa location, sicuramente per l'atleta che veniva dalla Finlandia, ma per i tanti altri. Ricordiamo nella prima delle due giorni Andrine Benjaminsen ha vinto al femminile, Sandstad Havard ha vinto al maschile. Anche oggi stiamo assistendo ad una prova maiuscola da parte degli atleti stranieri, un po' più indietro invece i nostri azzurri, Pietro. Sì, un po' più indietro, oggi molto bene, vediamo Riccardo Rancan, non benissimo ancora Martin Hubmann, e Andrin Benjaminsen invece sempre ad altissimi livelli e in testa anche in questo momento. Tra l'altro abbiamo parlato di territorio, di una Puglia che ha saputo presentarsi compatta. Abbiamo incontrato durante ad esempio il convegno Sport e Salute anche un sindaco, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso De Palma, che ha parlato, ha spiegato di come i comuni pugliesi si siano, diciamo così, uniti in un patto, il patto di mattinata, per potersi poi presentare, diciamo così, uniti per dar vita a grandi appuntamenti sportivi. Ci tenevano a sottolineare e mi è sembrato un messaggio bellissimo, ossia unirsi per poter portare avanti progetti importanti, e stanno presentando dopo il mondiale così master di luglio, in realtà la Puglia sta già pianificando importanti appuntamenti anche per il futuro. L'arrivo di Enrico Mannocci, qui anche il momento più ludico, più divertente per i ragazzini, che anche loro scattano sulla finish line. Arriva anche Samuele Tait, Cronlight Orienteering Team, un
team Trentino. Jessica Lucchetta, Orientieri in terzo, è stata la migliore nella prima delle due prove sprint, così come al migliore al maschile è stato Francesco Mariani nella prima delle due sprint pugliesi. Viola Zagonella, andremo a vedere come riusciranno a piazzarsi i due azzurri anche oggi. Sebastian Inderst intanto sul traguardo di Monopoli, Caterina Dallera, Polisportiva Punto Nord, anche lei alla, sulla finish line, ultimi sforzi e qui stanno arrivando intanto i finlandesi. Ecco che abbiamo visto Caterina Dallera, tra l'altro una delle nostre azzurre più mentre attenzione, arriva, eccola sì, qua. Benjaminsen va a fare il bis, era primo tempo nettamente in testa, bravissima. Sì, lei quindi con il tempo di 11 minuti netti che si aggiudica quindi anche sicuramente, la matematica non è un'opinione, prima ieri, prima oggi, ecco invece arriva la Janosikova, secondo posto per lei a 19 secondi dalla Benjaminsen, eccolo qua che arriva Eismo, oggi è... Più indietro perché c'era lo svizzero Rankin, sì, che stava guidando. Negli intertempi erano migliori, vedremo se ce la farà, è una lotta comunque sul filo sì, dei secondi. È vero perché alla fine ha chiuso abbastanza bene Ezmo Havard Sandstad, ma bisogna attendere l'arrivo, questo di Hoopman, ma soprattutto dell'altro elvetico Riccardo Rankin. Sì, ma comunque... anche ecco qui un belga Jannik Mikkelsen molto forte, ma vedi qua tutta la bellezza del format sprint dove si arriva in un centro cittadino, c'è il pubblico e quindi è l'Orienteering che va incontro al pubblico e si fa conoscere mentre arriva lo svizzero Riccardo Rankin. Vediamo perché veramente sul filo dei secondi ce la fa sì, per pochissimo, 5 secondi davanti a Havard Sandstad, quindi va a vincere l'elvetico Rankin, poi Sandstad quest'oggi si deve accontentare del secondo posto, però qui ancora Benjaminsen prima alla femminile, ancora dodicesima la nostra Viola Zagonella e poi appunto l'elvetico Rankin davanti a Sandstad, ancora Mariani migliore, 19esimo Indest per quanto riguarda i colori azzurri. Momento delle premiazioni, poi andremo anche in questo caso a sentire le interviste finali. Sì, tantissimo pubblico, ancora l'intervento anche del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, oltre che del presidente della FISO Sergio Anesi e le autorità locali pugliesi. Complimenti comunque agli organizzatori e al Comitato Regionale Puglia. È tempo di interviste, Benjaminsen e Rankin, la voce dei protagonisti. Vincitore oggi a Monopoli è Riccardo Rankin, un nome quasi italiano ma viene dalla Svizzera. Congratulazioni. Thank you very much. Sì, grazie. Sì, non parlo italiano, anche se il mio nome sembrerebbe italiano. Io bevo vino a Zurigo e è stato divertente. Sono una bella fine settimana con delle città bellissime e spero di continuare a correre su questi, in questi terreni così complicati. Mi sono divertita. Un bellissimo weekend e ci siamo allenati bene in questa zona e la corsa era complicata ma veloce. È stato bellissimo in Italia, ecco gli italiani. Un confronto internazionale che è sempre stimolante. È un piacere correre con gli atleti anche stranieri, è bello e le prime gare sono sempre divertenti e insomma ci si prepara per la stagione. Questo confronto internazionale cosa dice? Sì, anche nella categoria maschile vanno forte. Sicuramente c'è da lavorare, siamo a inizio stagione, quindi il tempo c'è. Presidente Vito Cozzoli, qua siamo nella sua Puglia, si chiude questa due giorni di Orienteering, lei ci ha aperto le porte, che bilancio facciamo? Ma è un bilancio estremamente positivo, le città di Alberobello e di Monopoli hanno accolto con grande entusiasmo, direi con curiosità, la disciplina dell'Orienteering, la diffusione dello sport sui territori. Questa è la missione di Sport e Salute, far crescere lo sport tra le persone. Quindi grazie Alberobello, grazie Monopoli, grazie alla Federazione Orientamento. Tocca al presidente della FISO, Sergio Anesi, stilare un bilancio finale.
Ma direi che è stata una due giorni favolosa per l'Orient Tiring, una ripartenza in tutti i sensi dopo periodi difficili. La Puglia ci ha offerto il massimo che poteva nelle persone dei sindaci delle due cittadine, Alberobello e Monopoli. Un grazie a tutti gli atleti che hanno onorato questa manifestazione e un arrivederci ancora per le prossime gare che ci auguriamo possano sempre più incrementare in numero e qualità. E siamo dunque già arrivati alla fine di questa prima puntata dedicata all'Orient Tiring qui su Rai Sport. A presto con la seconda. Ciao e grazie Pietro. Ciao, a presto, ci vediamo col prossimo appuntamento nelle Marche 23-25 aprile.